Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come costruire un drone da long range. Ho pensato questa build cercando di contenere i costi senza rinunciare all'affidabilità. In descrizione trovate tutti i link e le relative recensioni. Per una build long range i frame ideali sono quelli con la batteria sopra. In questo modo abbiamo abbastanza spazio per installare in comodità tutte le componenti. La diagonale deve essere di almeno 250 mm in modo da poter montare eliche da 6 pollici. Ho scelto questo Real ACC X6R perché offre buone soluzioni costruttive ad un costo contenuto. I motori ideali per un quad da long range sono quelli con bassi KV che ci garantiscono una maggiore efficienza e tempi di volo più lunghi. Ho preso questi Racer Star BR2207S da 1600 KV perché hanno un prezzo molto interessante. In passato poi ho usato vari motori di questa marca e non ho mai avuto problemi. Ai motori ho abbinato delle eliche Bipala King Kong 6040. Come controllore di volo ho scelto una Omnibus F4 V3 con caratteristiche piuttosto standard come processore F4, OSD eccetera. Gli ESC di questa build saranno i Racer Star Rev 35. Non sono il top, ma per questo genere di build vanno più che bene. La camera FPV che ho scelto è una Cadix Turbo Micro S2, mentre la VTX è una KK Ultimate X2, con i suoi 1200 mW di potenza ideale per un quad long range. Per il long range non può mancare un modulo a 900 MHz. In questa build userò l'FR Sky R9M. Un altro accessorio indispensabile per il long range è il GPS. Io userò l'M8N. Per costruire un quad non possono mancare termorestringenti di varie misure. Torneranno utili anche viti e standoff vari. Per aiutarci nella costruzione utilizziamo anche tronchesine, taglierina, pinzette e cacciaviti vari. Iniziamo fissando gli ESC al frame. Io uso viti in metallo e dadi e rondelle in nylon. Se volete approfondire questo sistema potete seguire la mia guida cliccando la scheda in alto a destra o in descrizione. Adesso colleghiamo i motori agli ESC. Come potete vedere, i fili sono troppo corti. In questo caso possiamo scegliere se allungare il filo o usare il race wire. In questa build userò il race wire. Taglio i fili e saldo il race wire tra il motore e i fili tagliati, poi isolo tutto con del termorestringente. Per maggiori informazioni su come usare il race wire trovate il mio tutorial cliccando la scheda in alto a destra o in descrizione. Una volta preparati i motori, siamo pronti per fissarli al frame. Assicuriamoci che le viti non siano troppo lunghe. Infatti, se la vite tocca i filamenti dello statore, si crea un contatto con il carbonio e i motori diventano eccessivamente caldi. Se usate questi motori e questo frame, con le viti lunghe fornite in dotazione, non avrete problemi. Colleghiamo i cavi motore ai pad degli ESC 4 in 1. Tagliamo i fili su misura, poi li saldiamo. Aggiungiamo un condensatore in modo da avere un segnale video più pulito ed evitare che i picchi di tensione possano danneggiare il sistema. Il condensatore deve essere low ESR. Questo è da 470 microfarad a 35 volt. Anche quando montiamo il condensatore dobbiamo rispettare la polarità. Il negativo è indicato da questa striscia con il meno, mentre il positivo ha la gamba più lunga. Preparo il condensatore in questo modo. Poi lo saldo negli ESC 4 in 1. Userò del termorestringente e una fascetta per fissarlo al frame. Ora colleghiamo il flight controller agli ESC. Ho già preparato i cavi tagliando quelli segnale a 3 cm e quelli alimentazione a 5 cm. Ho rimosso il cavo del current sensor perché in questa build non lo userò.
Colleghiamo gli ESC secondo questo schema. In descrizione vi lascio il link a tutti gli schemi che vedrete in questo video. L'alimentazione andrà collegata in questi due pad. Colleghiamo la terra in basso ed il positivo in alto. I cavi segnale si collegano in questa fila. Abbiamo motore 1, motore 2, motore 3 e motore 4. Negli ESC abbiamo motore 1, 2, 3 e 4. Dopo aver saldato i fili, sistemiamo il flat controller nello stack. Colleghiamo la camera FPV al frame. Allarghiamo leggermente il foro della staffa con un cacciavite per far passare una vite M3. Sistemiamo il bracket in questa posizione con il dado fissato sotto. Fissiamo la videocamera al bracket. Tagliamo il filo della videocamera a 6 cm. Colleghiamo la videocamera secondo questo schema. Anche di questo trovate il link in descrizione. Il filo della camera andrà saldato in questi tre pad qua sopra. Abbiamo terra, positivo e segnale. Ho ponticellato questi due pad qui per fornire l'alimentazione diretta della batteria alla videocamera ed alla VTX. Questo perché sia camera che VTX possono ricevere una tensione in ingresso fino a batterie 6S. Inoltre ho installato il condensatore che protegge la camera FPV da eventuali picchi di tensione. Ecco fatto, perfetto! Ora colleghiamo la VTX. Rimuoverò i fili 5V e ground perché alimenterò la videocamera FPV direttamente dal flight controller. Ho tagliato i cavi alimentazione e segnale a 5 cm, mentre il cavo smart audio a 7 cm. Colleghiamo la VTX secondo questo schema, anche di questo il link è in descrizione. Colleghiamo la terra, il positivo e il segnale in questi pad. Il cavo smart audio va collegato in questo pad, si tratta del TX3. Per adesso lasciamo il cavo senza collegare la VTX. Prima dobbiamo collegare il GPS e la ricevente. Prepariamo il cavo per collegare il GPS al quad. Io ho deciso di sistemarlo vicino al motore numero 1, quindi taglio il filo a 8 cm. Faccio i collegamenti seguendo questo schema. Vi ricordo che RX e TX vanno collegati invertiti tra loro. Quindi RX del GPS con TX del flight controller e TX del GPS con RX del flight controller. Sistemo il GPS sul braccetto fissandolo con nastro biadesivo e una fascetta. Dopo aver prestagnato i fili e i pad del flight controller, saldo i cavi seguendo lo schema. Ora collego l'R9 Slim. Ho tenuto solo i fili alimentazione, S-Bus e terra. Visualizzerò l'RSSI e la tensione della batteria direttamente sull'USD, quindi non ho bisogno di collegare la telemetria. Utilizzerò anche l'antenna di Polo FR Sky al posto di quella stock. Prima di collegarla alla ricevente, la fisso sul frame.
Come vedete, ho fatto passare il filo in questo modo e fissato la ricevente con una fascetta. Ora collego i fili in questa serie di pad. Abbiamo S-Bus, alimentazione e terra. Adesso fissiamo la VTX al frame. Io uso questo supporto in carbonio che va acquistato a parte. Prima di sistemare l'antenna, isolo la parte in metallo con del termorestringente. Dopo la collego alla VTX e la fisso sul frame. Abbiamo finito, il nostro quad è pronto e manca solo il top plate. Ho già applicato il velcro per la batteria e infilato gli strap, non ci rimane altro che fissarlo al frame. Per concludere mettiamo le eliche. Perfetto, il nostro quadricottero è pronto. Questo è il mio tutorial su come assemblare un quad da long range. Nel prossimo video vedremo come fare tutte le configurazioni su Betaflight. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.